Bene, Liberi.tv, Riccardo Cristiano, nuovamente in compagnia di Antonio Saffioti per il rituale appuntamento di sabato di Chi ci capisce a noi due, bravo. Buonasera a tutti. Bene, bene, bene. Allora, questa volta l'argomento ci è stato suggerito da un articolo di Antonio che uscirà da qui a breve su Lamezia e non solo. Questo articolo tratta di un personaggio molto noto nell'ambiente del calcio, che è Carlo Carcano. Correggimi se sbaglio. Giusto, giusto. Ok. Che è un allenatore appunto molto noto che nella Juventus, soprattutto nella storia della Juventus, è stato un vincente, però perché diciamo il calcio italiano non lo ricorda come dovrebbe? Probabilmente perché Carlo Carcano è gay, giusto? Sì, era gay, adesso è morto. Ah, ok, io l'ho fatto al presente perché, come ben Esatto. sapete, io non sono molto ferrato in materia calcistica, quindi Esatto. gli amici web ascoltatori Sì. non me ne vorranno, ma diciamo l'esperto di calcio, soprattutto Juventus, è Antonio. Quindi io vorrei passare un attimo la parola ad Antonio che inizierà questa nostra conversazione, che inizialmente parlerà proprio della discriminazione, del tabù più che altro, della presenza di persone gay in sport prettamente maschili come il calcio. Quindi Antonio, ti lascio la parola, darci, diciamo, queste news che molti di noi non conoscono. Allora, io volevo parlare, fare alcuni nomi di atleti famosi che hanno fatto coming out, però non volevamo parlare di tutte, sia raccontare alcune storie di LGBTQIA dello sport. Parlare poi in un secondo momento della discriminazione, perché per fortuna non sempre si vivono delle discriminazioni, ci sono pure gli sportivi che vivono la loro unione civile o il loro fidanzamento con atleti o non atleti dello stesso sesso. E vivono la loro vita normalmente. Mentre invece ci sono alcuni che, come nel caso di Carcano, sono stati proprio cancellati dal mondo dello sport, come avviene pure purtroppo negli altri campi. Allora, vorrei prima partire dalla più famosa sportiva italiana, che è stata una delle ultime a fare coming out, che è stata Paola Aironi, la grandissima schiacciatrice opposto della nazionale di pallavolo femminile. Allora, lei dopo la finale persa dall'Italia agli ultimi mondiali, ha detto in un'intervista presso tutti i giornali, è stata ripresa da tutti i giornali, ha detto che nei giorni dell'eliminazione dai mondiali lei era stata consolata dalla sua figlia passata. E quindi la notizia ha fatto giustamente in un paese come l'Italia, è stata, diciamo, clamorosa. È stata accolta con clamore. Se poi aggiungiamo che Paola Aironi
di origine nigeriana. Capiamo bene che la cosa è un paese un po' retrodino dal punto di vista direi cultura. Di questo campo la cosa ha fatto molto molto scalpore. Io ricordo una scenetta dei soliti idioti, no? Quel programma che facevano su MTV, che molte volte alcune scenette erano criticabili. Una volta c'era la coppia di una coppia, non ricordo i personaggi come si chiamavano, e in pratica andavano in un parco. Allora la moglie gli faceva guarda quella panchina, che schifo, ci sono due lesbiche che si baciano. Poi gli faceva: sì, ma guarda, lui è disabile. L'altro gli diceva: ehi, guarda, quegli altri sono neri. E quindi rimanevano esterrefatti di cose per me normali, che secondo me quei personaggi invece di passarci sopra, invece discriminavano queste persone e si scandalizzavano, quando invece in realtà poi la coppia dei due discriminatori faceva cose peggiori in casa. Immagino. Quindi era questo il senso della cosa. E questa cosa mi ha sempre fatto ridere quando ci penso, no? Perché cosa potrebbero pensare di me, però potrebbero pensare la stessa cosa. Sì, assolutamente. Pure lei. Immagini, perché ci sono casi di persone disabili gay, come ci sono la maggior discriminazione una volta era proprio essere di colore, essere gay in alcuni posti del mondo è ancora un reato, pensa un po'. Sì, comunque tornando a Paolo Egono, lei è fidanzata con un'altra pallavolista. Un'altra pallavolista, è stata insieme da 2 anni, e questo loro amore è nato quando militavano nella stessa squadra. Tra le due c'è pure una discreta differenza di età, perché Paola Egono non ha neanche 20 anni ancora, mentre invece la compagna è un po' più grande. Comunque questo è stato uno degli ultimi episodi di coming out, quello che mi lascia un po' la cara in bocca è il fatto che ancora nel calcio non si riesca a fare coming out, perché ci sono riusciti nella pallavolo, nell'atletica, nel rugby, finanche che è lo sport definito maschio per antonomasia, no? Pure lì si è riusciti a fare coming out. In calcio non ci riusciamo da una vita, perché quei pochi casi in cui è stata scoperta l'omosessualità ci hanno rimesso poi nella carriera tutti quanti. Ma secondo te, ti faccio fare un ragionamento, secondo te potrebbe essere perché l'Italia
diciamo incentra molto, diciamo, del suo maschilismo proprio sul calcio, malgrado ci siano anche delle donne che comunque seguono le partite di calcio, ed è un ambiente forse molto, non dico maschile in quanto tale, però un ambiente dove magari una persona omosessuale potrebbe non sentirsi a suo agio, quando in realtà non è così. Sì, comunque c'è da dire che succede nel calcio di tutte le nazioni. E questo, ma io mi faccio un esempio. Ma il Brasile, in cui ci sono molte persone LGBT qui, pure nel calcio non è mai successo. Solo su alcuni giocatori si vociferava, per esempio su Van Peta, ex uno dei tanti giocatori dell'Inter, questo, Van Peta di lui si è un po' zattirti in quel periodo, se ne parlava molto. All'inizio della carriera pure si è messa, si parlava pure di una presunta bisessualità di Cristiano Ronaldo, mi dice pure. Comunque, mentre nel calcio maschile non si fa coming out, nel calcio femminile, che diciamo che negli ultimi anni il calcio femminile è diventato pure calcio professionistico in Italia. Da 2 anni si fa un campionato serio come quello maschile. Il primo scudetto l'anno scorso l'ha vinto la Juve femminile. E quest'anno sempre la Juve rischia di rivincerlo. Per esempio, nella Juventus c'è una calciatrice inglese, Rianne Sanderson, che mi sembra che è una centrocampista. Gioca nella Juve femminile insieme ha una fidanzata che si chiama Ashley Nick, si chiama la fidanzata. Alcune volte io ho seguito qualche partita, giocato pure insieme alcune volte, anche se la fidanzata è meno forte da Sanderson. E poi ce ne sono pure in altre squadre, mi sembra, nel Milan pure. Nel Milan? Sì, sempre femminile parliamo. Perché nel calcio maschile non se ne parla più. Non se ne parla proprio, evitano. Sembra che non ce ne siano mai. Però posso darti una dritta, io so di amici miei gay che comunque stanno con dei calciatori di squadre locali, ovviamente sempre a livello locale. E io e presumo che, come ci possa essere nella squadra locale un giocatore gay, ci possa essere una squadra di Serie A. Comunque è la prima volta che ho sentito parlare di LGBTQIA nello sport. Sì. È stato parlato di questo. Martina Navratilova. Sì. Che è stata la prima, forse, a fare seriamente coming out. Invece, quando io ero piccolo, già 30 anni fa. Quindi è stata la prego, ha aperto la strada al coming out nello sport. Attualmente un'altra tennista che ha confessato la sua omosessualità
è stata la Moresmo, Amadou Moresmo, che era non nel, ho sbagliato, non nel tennis, era spagnolo, ho sbagliato, mi sa che era nel nuoto, sì, nel nuoto, la Moresmo. Se la Moresmo più di una volta ha conteso qualche medaglia con la Pellegrini. Poi altri casi famosi non ci sono, cioè un caso nel rugby italiano c'è una coppia legata da un'unione civile, quindi tra due rugbyisti che in passato avevano pure fatto qualche partita con la nazionale italiana, però sono sempre degli atleti o di squadre minori o poco famosi. Nel calcio maschile possiamo avere qualche sospetto su qualcuno, qualche giocatore del passato o del presente. Io altro calciatore mi ricordo che mi sa che lui a fine carriera lo disse, mi sembra che è stato Socrates, giocatore del Brasile degli anni '80. Poi dopo ci fu Silvio, si è sempre vociferato pure di una bisessualità del calciatore Coco, ex terzino dal Milan, però lui ha avuto pure delle storie con Manuel Arcuri, però questo non... Però aspetta, io qua vorrei aprire una piccola parentesi, ma come per il mondo dello spettacolo, soprattutto mi ricordo del cinema, secondo te non ci potrebbero essere delle storie di copertura con personaggi famosi del calibro dell'Arcuri, proprio per... Sì. Nascondere un'omosessualità le coperture in passato c'erano nelle corti reali adesso le corti reali sono quelle dei VIP appunto, quindi pure in quel mondo è tutto un discorso a parte, si potrebbe aprire sulle coperture, come diceva pure la canzone Maracaibo, era una copertura. Ah sì, infatti. Faceva traffico d'armi con Cuba. Sì, è vero. Sì. Vabbè, però nel caso del calcio è più evidente, perché probabilmente lì si sarebbe anche una perdita economica, d'immagine, se un giocatore dichiarasse la propria omosessualità. Secondo me no, però magari per il marketing. Secondo me di questi tempi alcune ci potrebbe pure guadagnare di più, ad ammetterlo. Secondo me, io credo più nella cosa opposta. Comunque poi è sempre difficile in un ambiente maschilista come quello del calcio ammettere una cosa del genere, poi creerebbe pure dei problemi in qualche spogliatoio, no? C'è qualche giocatore omofobo, si potrebbe pure offendere, rifiutare di entrare pure nello spogliatoio, no? Quindi penso che sia pure questo, però se tra le donne non c'è problema, perché ci deve essere tra gli uomini? Io ne ho detto solo due nel calcio femminile, ma sono molte di più ore per questioni. La risposta ci sarebbe,
perché l'uomo rispetto alla donna ha paura di perdere la propria virilità, magari sì, frequentando sì. una persona omosessuale, gay. Però, e le persone sì. intelligenti no. Cioè gli uomini in quanto tali, uomini no, però ci sono alcuni maschi, per così dire, che si sentono minacciati magari dalla presenza di un gay vicino a lui, perché non so, la virilità viene a mancare. Queste sono le ipotesi che vengono fatte. Sì, poi, no, per una persona aperta come me, mi pare. Sono un po' perplesso pure questa cosa della virilità, mi sembra una cosa. Superate del passato. però sai, guarda, le battute da caserma ancora oggi ci sono. Io le ho ascoltate più di una volta e ti dicono sempre: basta che non mi tocca, capisci? Cioè magari dici: ma tu avresti problemi se ci fosse un gay in squadra, basta che non mi mette le mani addosso, basta che non mi tocca. Cioè questa battutina, che poi non è tanto battutina, è comunque il pensiero di alcuni, diciamo, maschi eterosessuali che si sentono magari minacciati dalla presenza di una persona dichiaratamente gay in un contesto maschile, anche se, ripeto, qualche anno fa, nemmeno tanti, un paio d'anni fa, ci fu la squadra di rugby, i Lions, di, non mi ricordo se di Berg, Modena, adesso dirò una cavolata, però comunque fecero un bellissimo spot contro l'omofobia dicendo che tra di loro c'è squadrismo, ma cioè, in senso buono, nel senso che a loro non interessa se un loro compagno di squadra è gay, perché a loro interessa lo sport. E chi diceva, finiva così lo sport, lo spot, chi si mette contro il fatto dell'uguaglianza, vi facciamo il culo. finiva così lo spot. È un bello spot, vi consiglio di vederlo. Se trovate Rugby Lion su YouTube, ve lo potete gustare. Sempre nel calcio, ho trovato pure un'altra, un'altra donna che ha fatto coming out. Sì. È l'attuale allenatrice del Manchester United, femminile però. Sì. Sempre in questo, anche in quel caso, qualche giocatrice potrebbe avere paura di un contagio. Sì, figurati. Però penso che non accada, perché sennò si scordano di giocare. Direi. Poi ho scovato un ex calciatore della Lazio, Itzi Spengler, che è un centrocampista tedesco che sembra tutt'altro che gay, quindi questo la dice lunga sul fatto di quanti ce ne siano nel calcio, ma che non vengono rivelati. E lui fece coming out 5 anni fa e ottenne applauso pure del governo tedesco, perché all'epoca in Germania c'era uno dei ministri più potenti dopo la Merkel, era dichiaratamente omosessuale, e anzi si era sposato qualche anno prima, ora non ricordo il nome, francamente, di questo politico. Comunque era molto famoso in Germania. Poi un nuotatore, vabbè, quello sì, altro essere gay, è Jan Tomp. Su Tomp c'è da dire che lui era fortissimo all'inizio. Molto più forte di Phelps, che però è più giovane di lui. Però questo Tolp ha avuto sempre una carriera altalenante. Lui è australiano, però ha avuto una vita altalenante. Però da pochi anni ha detto di essere gay. Quindi penso che anche in questo caso ci sia potuta essere qualche forma di discriminazione, perché molte volte
di punti in bianco ha perso molti, pure diversi sponsor. E questo mi fa pensare male di tutta la situazione. Poi nell'atletica ci sono molti atleti o atlete trans che hanno fatto la transizione o da uomo a donna, da donna a uomo. In quel caso si deve stare attenti a non ricorrere nel doping, perché è un eccessivo testosterone ti può pure portare ad essere escluso da alcune gare. Come è successo ad un atleta sudafricano, Semenaia, lei era un uomo, è diventata atleta femminile, poi mi ricordo in un'occasione di una gara molto importante venne esclusa perché in quel periodo era un testosterone più alto, perché il testosterone purtroppo è usato per a fini dopanti, no? Quindi poi che altro aggiungere, non è subito. Io vorrei parlare, oltre che vabbè, delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale, quindi gay, lesbiche, eccetera, o trans, come hai detto tu poco fa, ma anche dell'aspetto discriminatorio delle donne che subiscono proprio a livello proprio di sport in quanto tale. Tant'è. Il fatto che, per esempio, il calcio femminile di cui parlavo prima è diventato professionistico da 2 anni, però le donne si allenano quante più degli uomini, pure perché le calciatrici tendono ad avere problemi alle ginocchia se non potenziano le gambe, quindi alcune volte si allenano pure più degli uomini. Poi negli ultimi anni c'è anche la Coppa dei Campioni femminile. Sì. Quindi mi è capitato di vedere pure nel calcio femminile giocare 3 partite in una settimana, 2 o 3 partite in 10 giorni, e quindi si allenano quante più degli uomini. Però in Italia sono diventato professionista da poco, mentre nel resto del mondo era il calcio femminile è seguitissimo. Da noi ancora nella fase embrionale si fanno sempre delle differenze tra il calciatore uomo e la calciatrice donna, pure nel calcio a 5, no? E in più, non so se lo sai, ma in Italia sono riconosciuti soltanto 4 sport di professionismo per quanto riguarda le donne, che sono soltanto il calcio, il ciclismo, il golf e la pallacanestro. Tutti gli altri sport le donne non lo fanno come professioniste. Sì. Pensa un po'. Sì, questa è un'altra cosa, è molto vergognosa nel 2019, che adesso no, sembrano delle cose assurde, eppure ci sono queste forme di... Dal Medio Oriente, dici, nel Medio Oriente le donne non possono guidare la macchina se non autorizzate, qua invece in Italia degli sport professionisti, da professionista, non possono essere svolti dalle donne. Sì. Comunque io vorrei dire, per terminare pure qualcosa sullo sport sugli sport per disabili. Assolutamente. Non vorrei minimamente parlare dell'atleta più famoso disabile, perché mi ha fatto una fine indegna. Sto parlando di Pistorius, Oscar Pistorius. Vabbè. Però ci sono
Le meme marce ci sono in tutte le categorie, in tutti gli sport. Vabbè, però posso spezzare una lancia. Il fatto che lui comunque sia stato un bravissimo corridore, giusto? Perché lui comunque correva. Ciò non toglie da quello che lui ha fatto nella sua vita privata. Comunque era sempre, come dire, un bravo atleta. Poi l'esempio lo puoi dare o non lo puoi dare? Troppo poi c'è le tragedie dello Sì. sport. Poi in questo campo diciamo che io ho vissuto da vicino, per esempio per chi ha disabilità come la mia, c'erano pochi sport da fare. L'unico che c'era da fare era l'hockey in carrozzina elettrica. E devo dire di aver partecipato una volta ad una partita dimostrativa. E in Italia ci sono diverse squadre. Una delle più forti del sud è d'Italia, che si chiamano Leoni Sicani. La cosa bella del hockey in carrozzina elettrica è che le squadre sono miste di uomini e donne, sì. E io non mi ricovero a Messina, per il controllo ho conosciuto una giocatrice di questa squadra. Loro come me chi fa no che di solito ha delle malattie neuromuscolari. Ci sono anche delle persone come me con la trachea che riescono anche loro a giocare no, in carrozzina elettrica. Però lì in quel caso la cosa importante è riuscire a muovere bene le mani, quindi poter controllare bene la carrozzina. Io da 2 o 3 anni. Purtroppo non la guido più, quindi pure lì è uno sport limitato nel tempo, però è sempre uno sport che si può praticare tranquillamente anche chi è immobile nel proprio corpo riesce a fare pure questo sport qui. Poi ci sono una marea di sport da praticare in carrozzina, basti vedere le Paralimpiadi, che quando l'ho seguito, ogni giorno scoprivo uno sport nuovo, nuovo. Poi devo dire che negli ultimi anni, anche chi ha delle disabilità psichiche o intellettive, sono nate dei campionati speciali per loro, anche se in quel caso viene utilizzato questo termine della specialità, che a me non piace molto, non so, un estimatore, però in quel campo è molto utilizzato. Basti pensare che giorno 14, giovedì, inizieranno a Abu Dhabi gli Special Olympics, pure qua si usa il termine speciale, Olimpiadi speciale, parteciperanno tre ragazzi lametini dell'associazione Ah sì. sportiva Lucky Friends, che è una mese molto Conosciuta. conosciuta. Una dei ragazzi è una ragazza down che io conosco, che si chiama Miriam. L'altra settimana è stata ricevuta dal presidente Conte e da molti ministri. A me è pronunciato un bellissimo Discorso?
Sì, il discorso per prepararsi a queste Olimpiadi speciali che saranno ad Abu Dhabi. Questi ragazzi sono già lì da un paio di giorni, speriamo, da giovedì in poi speriamo che ci portino qualche medaglia, perché ovviamente c'era bisogno, non bisogno di. Cose positive. Sapore queste cose positive provengono da persone cosiddette fragili, è ancora meglio a mio avviso. Comunque, per finire, voglio parlare di un atleta, di una sportiva, direi più che atleta, che ho scoperto in questi giorni. Perché il giorno della festa della nonna, questa ragazza che si chiama Ivaria Nice, ha 25-26 anni, devo dire che è pure una bella ragazza. Ecco. Lei è in carrozzina da una decina d'anni, prima riusciva a camminare con le stampelle, poi però lei ha deciso, di spontaneo, volontà di iniziare ad utilizzare la carrozzina. Lei, io l'ho sentita ieri domenica, e mi ha detto che, come ho scritto io nel mio libro, anche per me la carrozzina non è stato un limite, ma un'opportunità per muoversi meglio. Comunque lei ha iniziato a fare skate con la carrozzina, lo skate in carrozzina, cioè con delle carrozzine di quelle super leggere che si usano pure nella vita quotidiana. E quindi ha iniziato a fare, anzitutto a saltare i gradini con la carrozzina. Lui ha iniziato 7-8 anni fa, Sì. perché è stata tipo in Erasmus in Germania, ed è capitata proprio nella città dove vive i due più grandi campioni di questo sport, e quindi ha avuto dei maestri, quindi ha iniziato a fare in quel modo. E intorno a 2 o 3 anni fa della morte eseguito da una donna, però in quel caso l'ha fatto su pista, perché su pista è molto più facile, però lei si è voluta superare. E quindi l'8 marzo si è lanciata con la sua carrozzina sulla neve, giustamente la carrozzina, era una carrozzina da neve, dietro c'era roba. Le ruote davanti ai pattini, lei si è lanciata sulla neve ed è riuscita a fare la capriola, quindi un giro a 360 gradi all'indietro sulla neve. Mizziche. Pensate bene che Guinness che abbiamo oggi, perché non ci avevano tentato nemmeno i ragazzi ancora sulla terra, invece ha voluto tentare questa impresa, ci è riuscita. Anche se io quel tipo di sport, pur potendolo fare, non avrei fatto male a casa Ti sta. lanceresti con l'elastico? Ti lanceresti col paracadute? Queste cose no. Ecco, sei più tranquillo tu. Tu Ma andresti in discoteca con qualche ragazza che ti alliscia. Questa è la verità. eh sì, quello è meglio. È più Sport di... sicura la cosa, più Uno forte. sport da camera. Vabbè, lasciamo perdere, andiamo avanti. Non dico altro. Vai avanti, togliamoci dall'incipit. Cosa bella è che io, essendo un grande fruitore di sport,
Devo dire che ho visto che c'è stato un certo cambiamento sia nell'ambito LGBT qui sia nell'ambito femminile rispetto al passato. Qualcosa è cambiato. Comunque, per concludere, invito a leggere il mio articolo, il prossimo articolo che uscirà tra una decina di giorni, in cui parlo dell'allenatore insieme ad Allegri che ha vinto più campionati consecutivi in Italia, che indegnamente è stato dimenticato. Io lo dico, a mio avviso erano altri tempi, però la Juve potrebbe fare molto di più per ricordare questo grande allenatore, perché poi si parla molto nel calcio italiano di Sacchi, di Capello, ma cioè lui è stato proprio in quegli anni un innovatore, poi è stato pure vice allenatore della nazionale con Pozzo, con Vittorio Pozzo, e lui tatticamente è stato molto innovativo ed è definito il primo allenatore psicologo della storia del calcio italiano, quindi non è una figura di poco conto. Però all'epoca il regime fascista negava anche l'esistenza dell'omosessualità, cioè gli italiani, perché diceva così proprio il codice Rocco, penale, diceva proprio così: l'uomo, la pederastia, perché non si parlava nemmeno di omosessualità dopo il termine, perché poi sui termini c'è tutto un altro storia. Ci dobbiamo fare una puntata sui termini, altro che. Sì, infatti la faremo in futuro. E poi, diciamo proprio, va bene, Rasti è un vizio degli stranieri, soprattutto gli inglesi, perché noi eravamo in guerra con l'Inghilterra, quindi capite bene che... Putin ha detto la stessa cosa qualche anno fa, diceva che è un vizio degli occidentali, quindi vabbè, siamo là. Quella c'è già basta guardarlo in faccia per capire che è pazzo l'uomo. Comunque speriamo che in futuro cose del genere non si verificano più. Bene. A questo punto, guarda, io farei così, siccome quello che abbiamo voluto dire lo abbiamo detto, io invito i nostri amici web ascoltatori, fra una decina di giorni, chi ha la possibilità di leggere questo tuo articolo sulla Lamezia e non solo, lo ricordiamo, e ovviamente gli diamo appuntamento alla prossima puntata di Chi ci capisce a noi due è bravo, magari chissà ci faremo davvero ispirare dai termini che riguardano la discriminazione in generale. Adesso ce la studiamo bene. E nel frattempo Riccardo Cristiano e Antonio Saffioti vi salutano e vi ringraziano per la pazienza che ci mettete e soprattutto per la costanza nel seguirci. Grazie a tutti. A tutti, grazie.